Eccoci qua nuovamente in onda per raccontare anche questa settimana un prodotto d'eccellenza. E che prodotto? Un prodotto conosciuto in tutto il mondo ed è anche il formaggio più consumato, più venduto nel mondo. Stiamo parlando del grana padano, Monica. Sì, ne parleremo tra qualche istante con proprio il presidente del caseificio europeo, questa realtà che appunto è nata all'inizio del Novecento, quando ricordiamo la produzione del formaggio in quello che è, ci piace così ricordare, il Sì. territorio alla sinistra del grande fiume, proprio per citare le parole celebri appunto della descrizione del Po, era lasciata appunto ad una costellazione di piccoli caseifici. E quindi questa realtà li ha un po' uniti sino ad arrivare, diciamo, a produrre 200.000 quintali annui di Certo, piante. ne parliamo con il presidente Renato Zaghini a cui diamo il buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e ai suoi spettatori e radioascoltatori. Grazie Presidente del suo intervento. Allora, intanto arriviamo in questo territorio, siamo a Bagnolo San Vito, siamo nella provincia di Mantova, in queste campagne sconfinate, straordinarie, raccontate da celebri viaggiatori, tra l'altro. E arriviamo a questo prodotto, lo abbiamo sottolineato, è un prodotto che in qualche modo ci fa belli nel mondo, lo possiamo dire, perché è un prodotto di grande eccellenza, il grana padano. E allora partiamo dal territorio, dalla produzione di questo grande formaggio. Guardi, io mi trovo a 200 metri dal Po, visto che avete prima annunciato, pertanto per renderci conto dove siamo. In una giornata un po' assolata, in verità, c'è cioè piuttosto caldino, però fa parte anche del nostro lavoro questo. Certo. Il grana padano è il frutto della nostra terra. Io, guardi, avrei un esempio che può suonare anche, diciamo, come un'irriverenza, ma per noi è come un figlio, insomma, perché gli vogliamo bene prima che nasca, perché è veramente un prodotto dove nasce molto prima di vederlo affiorare nella caldaia, nasce in campagna, nasce nella nostra cultura. Questa è una zona dove praticamente per noi rappresenta la vita della nostra zootecnia da latte e non solo, perché fa girare un indotto e un volano economico che ne beneficiano un po' tutti, agricoltori, allevatori e non, perché comunque noi i nostri investimenti li facciamo sicuramente tutti sul nostro territorio, quindi questo è un territorio, non voglio sembrare troppo romantico, ma è un territorio che riceve molto e quello che riceve lo lascia sul territorio. Ecco, quindi per noi il Grana Padano, noi siamo nati. Ormai non siamo più giovanissimi, l'abbiamo visto, l'avevamo già trovato così. Certo, negli ultimi anni, con i benefici e il lavoro grande del consorzio di tutela, ce l'ho fatto conoscere praticamente in tutto il mondo. Non stiamo dicendo niente di più che la verità, insomma. Guardi Presidente, dalle sue parole noi abbiamo raccontato interi territori, interi prodotti, 12 anni di programmazione, abbiamo girato in lungo e in largo l'Italia e anche buona parte dell'Europa, raccontando veramente quelle che sono le eccellenze dell'uomo, i contadini, così come ci ha insegnato Luigi Veronelli. Però devo dire, dalle sue parole ho subito, come dire, in qualche modo stabilito questo contatto. Questo contatto, lei parlava di romanticismo, ci sta anche il romanticismo, perché dal romanticismo poi sono nate tantissime, come dire, storie, tantissime eccellenze. Si può raccontare anche un tratto di romanticismo legato a un formaggio, perché lo ha appena detto lei, è strettamente legato al territorio, alla terra, alle giornate assolate e agli uomini, gli uomini che hanno investito su questi Esatto. territori di suo, anche in denaro, parliamoci chiaro, e Certo, quindi ci hanno portato in Europa e nel mondo. Questo va tenuto assolutamente presente. Presidente, stanno già arrivando, immaginavamo, nei nostri WhatsApp, le nostre sì, email al degli ascoltatori. 377-9927-391, Morena dalla provincia di Mantova. Ho inserito da sempre il grana padano nella dieta dei miei figli. Credo che il rapporto qualità, storia del prodotto e prezzo non abbiano uguali in nessun altro prodotto. Condivido Chiaramente è perfettamente. una sottolineatura. Quindi lei condivide, Presidente, certamente, non avevamo dubbi. Perché ne guardi, Sì, se mi permette, prego, insomma, le posso certo. sembrare anche un po' maleducato No, intervenire. assolutamente, ci piace chiacchierare, è il nostro format. Guardi, i primi consumatori del nostro prodotto siamo noi, sono i nostri bambini, sono i nostri anziani e
e quindi si figuri se ai nostri bambini, ai nostri anziani e noi stessi daremo delle cose da mangiare che non vadano bene. Non temiamo nessun controllo di nessun genere, perché noi siamo in grado, siamo talmente sicuri della sicurezza del nostro prodotto e della bontà e delle qualità anche proprio che vanno ben oltre quello che è un marketing normale. Guardi, questo formaggio veramente, quando non c'erano tutte queste possibilità anche di curarsi, quando noi eravamo bambini, adesso purtroppo io ho 58 anni, non sono più bambino, però voglio dire, un paragone che l'ho già fatto, quando avevamo mal di pancia, adesso non posso dilungarmi, no? Certo. La mia mamma mi dava un pezzo di grana, ha capito, perché i fermenti, tutte le qualità intrinseche in questo prodotto aiutano anche dal punto di vista, quindi tutte le mamme, anche noi, guardi, nel nostro caseificio, e non voglio fare pubblicità gratuita, abbiamo un punto vendita dove vendiamo tantissimo del grana e lo vendiamo in una zona vocata, quindi non è così scontato vendere nella zona vocata, e quante mamme, quante prendono questo prodotto e si informano, e noi siamo lieti e siamo orgogliosi di poter dare le risposte che necessitano a queste mamme per renderle tranquille per i loro bambini, perché oggi veramente diventa anche difficile, è sempre stato difficile fare la mamma, ma oggi è ancora molto più difficile, perché bisogna stare molto attenti a quello che gli sta da mangiare ai nostri ragazzi. Assolutamente, Presidente, perché ne parlavamo prima citando questo progetto legato alle merendine, come esatto, dire, posizionati vicino alle casse della grande distribuzione, che invogliano, insomma, bisogna produrre, bisogna vendere, capiamo, però ci vuole anche un equilibrio, perché poi i nostri bambini si ammalano, lo vediamo anche con le allergie, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa con i nostri professori. Leggiamo ancora... Sì, Vincenzo da Milano: sto seguendo la trasmissione mentre lavoro, posso portare la mia testimonianza che in Canada ho trovato il grana falsificato, era una cosa orrenda. Esatto. Qui apriamo un po' le argomentazioni sulla pirateria agroalimentare. Che... Certo, infatti era la prossima così disquisizione col Presidente, quanto ancora la pirateria agroalimentare sta danneggiando questo formaggio, perché devo dire l'abbiamo trovato anche noi di Enogà in giro per il mondo, questo grana padano falsificato, con grande amarezza, devo dire. Guardi, è verissimo, è una grandissima amarezza, e che purtroppo l'amarezza più grande è che non solo in questi paesi lontani lo troviamo, ma dobbiamo stare attenti perché lo troviamo anche qua lo troviamo, e questo ci fa ancora male. Noi però stiamo mettendo in campo, noi come associati del Consorzio Grana Padano, che oltre che a promuovere tutela il prodotto, e di fatto deve tutelare il consumatore, perché per noi tutelare il prodotto vuol dire tutelare il consumatore, che è il nostro grande obiettivo. E noi siamo in grado, e il consumatore sta imparando, noi stiamo insistendo perché legga bene l'etichetta, legga bene l'origine. Noi comunque mettiamo in campo forme di controllo, di analisi, documentali, per andare contro queste piraterie. E certo, il nostro purtroppo è ancora un prodotto estremamente imitato, d'altronde tutte le cose belle, buone, importanti, si cerca di imitarle. Noi siamo comunque convinti sempre di più di fidelizzare il consumatore, e credo che con accordi, perché sa, quando si va poi fuori dall'Europa bisogna trovare degli accordi bilaterali con queste nazioni che ti permettono anche di poter intervenire. E qui noi chiediamo da sempre alla politica, non chiediamo soldi, tanto sappiamo che non ce n'hanno per noi, ma noi chiediamo però negli accordi bilaterali, di cui nessun telegiornale parla di queste cose, ma di fare questi accordi, di darci la possibilità di poter intervenire e tutelare il nostro prodotto. Guardi, quello che potrebbe sembrare impossibile, le faccio solo un esempio, la Cina, tanto bistrattata e se vogliamo anche a volte magari con qualche ragione, è una delle nazioni che si è messa a disposizione perché noi possiamo tutelare il prodotto. Quindi io confido che nel giro di poco tempo riusciamo a garantire anche questo. Certo, il consumatore deve essere molto attento, ma credo che questo
culturalmente stiano molto crescendo i consumatori, e quindi bisogna insegnargli anche a saper guardare e leggere e informarsi, e noi comunque ci stiamo investendo anche tante somme, ma siamo, perché comunque siamo convinti che riusciremo a garantire sempre di più il nostro prodotto. Sì, pensiamo anche noi, sono stati fatti passi da giganti soprattutto negli ultimi 5 anni riguardo i consumatori, sono più attenti, trasmissioni come la nostra hanno fatto la loro parte, ma credo che oggi ci sia una consapevolezza. È importantissimo anche questo tipo, certo, di informazione, è assolutamente importantissimo. Assolutamente, assolutamente. E non per niente, sono sempre più seguite queste trasmissioni. In primis la vostra. Cioè, grazie Presidente, grazie. Allora, noi che dire, la ringraziamo del vostro lavoro soprattutto, con una curiosità. Noi abbiamo visitato più volte le stalle, dobbiamo sottolineare anche questo aspetto, come sono tenuti gli animali, anche la cultura del rispetto verso l'animale e verso tutta la filiera, a partire proprio dal portare il cibo all'animale, da come si tiene. Ecco, credo che questo appartenga molto anche al vostro tipo di cultura, e quindi su questo lo voglio sottolineare, perché comincia da lì, come il vino, si comincia in vigna, nasce dalla vigna, quindi è un aspetto credo importantissimo per avere un prodotto e una cultura straordinaria come quella del Grana Padano. Presidente, grazie del vostro lavoro e che dire, viva il Grana Padano, soprattutto come dire, viva quelle produzioni d'eccellenza e il vostro lavoro quotidiano che è di grande fatica e di grande investimento. Io non dimentichiamocelo mai. A nome di tutti noi allevatori, produttori di Grana Padano, premo sempre a dire, le rubo un secondo, allevatori, perché come ha detto all'inizio in modo irriverente, chiedo scusa se l'ho paragonato a un figlio, ma parte da lì, chi si è improvvisato perché ha visto solo un business economico non c'è più, cioè o tu c'hai una mentalità, una cura, un'attenzione per l'alimentazione, per il benessere degli animali, a noi fa venire da ridere se non ci fossero dietro le volte delle cose inconcepibili quando ci parlano di benessere animale. Certo, c'è sempre la mela marcia, ma siamo i primi noi a isolarla, però noi se non vogliamo bene i nostri animali, non sono macchine solo da soldi. Chi pensa così pensa, è giusto che venga a vedere, e noi siamo disponibili a far vedere come trattiamo i nostri animali, e da lì nasce tutta la filiera, che non è una parola che riempie la bocca, è una realtà, è una realtà, è il nostro lavoro. È certo che anche noi lavoriamo per trarre un profitto economico, perché sennò non riusciremmo a reggere le nostre aziende, certamente, per garantire determinate sicurezze, perché comunque servono sempre tanti investimenti, tutto qua. Bene, Presidente, sono stato un po' romantico. No, guardi, con molto interesse l'abbiamo seguita e credo anche i nostri ascoltatori. La ringraziamo, noi abbiamo mandato intanto le immagini anche sul nostro canale del Digitale Terrestre 666, delle bellissime immagini che hanno sottolineato le sue parole. La ringraziamo, le auguriamo buona fortuna a lei e alla sua gente. Grazie a voi di queste grandi opportunità che ci date. Grazie, buon pomeriggio, grazie Presidente. Grazie. Auguri a tutti. Grazie. Bene, l'abbiamo fatto con grande piacere. Ogni tanto torniamo sul Grana Padano. Quando dai professionisti, dai protagonisti traspare questa emozione, questa passione. E ricordiamo, stiamo parlando di un lavoro di oltre 7.000 stalle e di 32 province del nord dell'Italia, quindi una realtà molto molto importante che va celebrata sempre, perché se ne parla sempre troppo poco. È vero.